negli episodi precedenti di Resident Evil Revelations. Perché ci avete messo tanto? Almeno siamo qui. E con la Veltro? Dritti nel profondo dell'inferno. È un token di sicurezza. Significa che possiamo leggere i dati dell'aereo. Che è successo? Capo, saputo niente di Jill e Barker? L'indagine li ha portati in mare aperto. Ma abbiamo perso le tracce della nave. Qui Jackass, ho le coordinate della nave, le sto inviando. Non è lontano. Sono Chris, ho ricevuto le coordinate. Non c'è più tempo. Diavolo. Tu, Brian, ci andiamo subito. Saranno ovunque. Dai, cominciamo. Hai un piano per trovarli? No, guarderò in ogni stanza. Fantastico. Quelli della Veltro ci trovano prima? Noi li catturiamo e li interroghiamo. Nuova mutazione. Una reazione a un nuovo virus. Loro.
Spero che Jill e Parker stiano bene. Ehi, sai dove possiamo trovare Parker e Jill? Jessica? Aspetta. Vedendo le condizioni della nave, credo ci sia un problema con i motori. Scommetto che sono nella sentina per rimetterli in funzione. Ha senso. Ci andiamo subito. Vuole diffondere questo virus nel mondo. Ah. Esatto, ma ha già infettato la nave. Hanno trovato una bella festa ad attendere. Thank you.
via! Nessuno in casa. Dove sei andata, Jill? Un problema, Jill. L'abbiamo scampata bella. L'acqua continua a salire. La corrente è tornata.
Siamo una parecchia nella sala di controllo. La luce è tornata. Approfittiamo. Ok. Dovrebbe reggere per ora. Verifico il sistema di controllo. C'è segnale. Forse l'antenna è fuori uso. È sul ponte d'osservazione. Forse si può riparare. Di certo la vista è ottima. Lo penso anch'io. Andiamo. Il ponte panoramico. Possiamo salire fino a sud dal salone. Funzionato? L'acqua sta ancora... Tutto a posto, la paratia è chiusa. Dobbiamo solo aspettare. Ah!
sulla Queen Semiramis. Ok, beh, durante l'ispezione Quint ha scoperto che c'erano due navi. Voi dovete essere sulla gemella della Queen Zenobia. Jill e Parker forse sono prigionieri su quella nave. Siete riusciti a localizzarla? No, ma ho i miei uomini migliori sul campo. Non è passato molto tempo, vero? Esatto. È possibile che fino a poche ore fa le navi non ci avessero insieme. Controllate la zona, cercate bene. D'accordo. Che stai cercando? Thank you.
Che stai cercando? Thank you.
Hai idea di cosa voglia fare la vecchia? A parte farci correre di qua e di là come matti. E chi lo sa? Dopo quel video non ho nessuna traccia di loro. Già, non mi piace. Arriviamo sul ponte panoramico e contattiamo il quartier generale. Spero che almeno abbiano rilevato la posizione di Chris. Hai sentito quel rumore? Si sta muovendo. Ora possiamo salire sul ponte panoramico. Ma cosa, diamine? C'è qualcosa lassù. Se n'è andato. Siamo al sicuro. Ok, ci siamo finalmente. Fuori è notte, per cui non c'è niente da vedere. Come è possibile che sia di fronte?
Gran pezzo di merda rompipalle. Che serata. L'antenna è su in alto. Tornare a respirare un po' d'aria fresca. Su questa nave abbiamo trovato più di quanto pensassimo. Già, abbiamo dovuto difenderci con le unghie e coi denti. Spero ci riposeremo un po' dopo aver contattato il QG. Controllerò il cablaggio dell'antenna. Così dovrebbe andare. Ora faccio una prova. Spero che funzioni. Qui Vermilion, quartier generale. Mi ricevete? Qui O'Brien. State bene? Ci siamo. Boss, sono Parker. Qui è scoppiato un casino della malora. Lo so, era una trappola e ci siamo cascati in pieno. Come lo sa? Significa una trappola. Capo, che diavolo succede? Che c'è, capo? Dica qualcosa. Aspetta, ho una chiamata d'emergenza. No, aspetti! Direttore O'Brien, abbiamo ricevuto una chiamata dalla ESF. Riportano movimenti satellitari. La European Security Force. Prosegui. Sì, signore. Pare che l'integratore d'energia solare di Terra Grigia sia stato riattivato. Allora siamo già in ballo? Qualcuno ha trovato la Queen Zenobia. Non sei cambiato di una virgola. Parker! QG, che succede? Si sta per scatenare l'inferno. La matrice ad energia solare è attivata. Puntano ai nascondigli Veltro camuffati da incrociatori nel Mediterraneo. I satelliti che hanno distrutto Terra Grigia. Sono sopra di noi. Non possono ignorare l'ultimatum e distruggere questa nave.
capo! Tirateci fuori! Mi dispiace. Non posso autorizzare l'azione.